A chi è che non piace tornare a casa e trovare i propri spazi super profumati? Bentornati amici profumati in un nostro fantastico video. Vi invitiamo, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina e ovviamente lasciarci un bel like. E noi ci vediamo dopo la sigla. Finalmente è arrivato l'autunno, le giornate si fanno sempre più fresche e ovviamente tornare a casa e trovarla profumata, super accogliente è sempre piacevole. Andiamo in questo video a scoprire delle chicche e delle fragranze per rendere più profumata la nostra abitazione. Ci sono tantissimi modi per profumare le nostre case, dalle candele profumate ai profumatori per tessuti e ai classici diffusori con i bastoncini. Oggi cercheremo di darvi dei consigli sulle profumazioni adatte per ogni ambiente della vostra casa. Cominciamo con l'area più vissuta, la stanza più vissuta, la zona living, il soggiorno. Per questa stanza abbiamo pensato ad una fragranza con diffusore con bastoncini di Dottor Angeli Milano. Parliamo di Orchidea Nera e Ambra, la fragranza chiamata San Cristoforo. Questa fragranza dona equilibrio e allontana lo stress. È un po' una coccola che ci aiuta a rilassare, quindi è perfetta nelle zone, appunto nella zona living, nel soggiorno, ma anche nelle sale d'attesa, quindi non solo in casa. E se vogliamo dare quel tocco in più all'atmosfera della zona living, noi consigliamo di vaporizzare sulle tende, ma anche sui tessuti dei divani, freschezza di organza di Villa Buti, che dà quel tocco talcato, quell'abbraccio in più a Orchidea Nera e Ambra in diffusione in bastoncini. Cambiamo stanza e ci spostiamo nel bagno. Qui c'è la necessità non solo di profumare l'ambiente, ma anche di eliminare eventuali cattivi odori. Quindi perfetta è una fragranza agrumata e noi abbiamo scelto Porta Genova, Sale e Mirto di Dottor Angeli Milano. Il colore è pazzesco, perfetto in tutti i bagni. È una fragranza che invade l'ambiente con la sua frizzantezza, la sua freschezza e il suo aroma di limone. È una chioma di albero mossa dal vento. Lo troviamo perfetto anche per una residenza estiva. Quest'estate da noi è andato a ruba. Ci spostiamo ora nella camera da pranzo. Scegliere una fragranza forse qui è un po' difficile, in quanto potrebbe andare a sovrastare l'odore delle pietanze. Quindi abbiamo optato, anche per creare un'atmosfera un po' più romantica, ad una candela profumata. Parliamo di Theory Jazz di Villa Buti, una candela che ci trasporta negli anni 20. Immaginate di mangiare in un locale jazz. Musica di sottofondo super romantica e ovviamente la ballerina con un abito a frange ricoperta di perle. Un'atmosfera super elegante e chic anche per i pranzi o le cene più importanti. La camera da letto, secondo noi, è il regno delle candele. Per questa stanza abbiamo deciso di optare per le candele profumate di Lu by Ludovica di Loreto. In particolar modo ci è sembrata più adatta la candela cedro, tuberosa e ribes bianco. Un viaggio incantato in un giardino. La dolcezza del ribes bianco e della tuberosa smorzano la forza del cedro. È veramente una fragranza super elegante e vellutata. Ma anche nella camera da letto possiamo sbizzarrirci con i profumatori spray per tessuto di Villa Buti. Quello che abbiamo pensato sia più ideale è freschezza di peonia. Lo possiamo vaporizzare sulle tende, sulle coperte, piumoni, cuscini, ma soprattutto anche negli armadi. Non tutti amano la fragranza d'ambiente in cucina, ma abbiamo notato quanti nostri clienti siano venuti a chiederci appositamente una fragranza che andasse ad eliminare gli odori di cucinato. E quindi abbiamo optato per una profumazione ovviamente agrumata e abbiamo pensato che potesse fare al caso loro Porta Comasina, Lime e foglie di pomodoro, sempre della linea Dottor Angeli. Evitiamo ovviamente le fragranze in spray di qualsiasi tipo perché andrebbero a contaminare il cibo e gli alimenti.
Quindi abbiamo pensato alla fragranza in un formato anche piccolino, così da non essere invadente anche con la sua profumazione. Da girare i bastoncini poche volte durante l'arco della giornata o addirittura un paio di volte durante la settimana, così da garantire una profumazione tenue ma frizzante ed energica come lo è Porta Comasina, che vada così ad eliminare gli odori di cucinato e a dare quell'aria di pulito e freschezza anche in questo ambiente. Diciamo più o meno le stanze della casa sono queste, ma abbiamo pensato ad una selezione bonus di fragranze gourmand, mangerecce, perché diciamocelo, sappiamo che a molti di voi piacciono questi tipi di fragranze, compresi noi ovviamente. Chi è che non vuole entrare a casa e sentire l'odore di un caffè appena uscito dalla macchinetta o di un cioccolato o di una vaniglia? Abbiamo le fragranze fatte apposta per voi. Porta Tenaglia, l'odore dei pavesini al caffè. Buonissima, super, super golosa. Adatta un po' a tutte le stanze, forse un po' meno alle camere da letto. Sambabila, nero cioccolato, un cacao extra fondente, super amaro ma non stucchevole. Per me è perfetto per scaldare una fredda serata d'inverno. Porta Romana, mela e cannella, una fragranza intramontabile, da prendere a morsi. È l'odore dello strudel appena sfornato. Noi consigliamo di utilizzarlo da ottobre affinché non arrivi al caldo estivo. E ovviamente per gli amanti della vaniglia non poteva mancare freschezza di vaniglia di Villa Buti, una vaniglia super profonda, leggermente ambrata, che dona un tocco in più e ovviamente dolce in tutte le stanze della vostra casa. Questa era la selezione delle fragranze d'ambiente per noi perfette in ogni stanza della vostra casa. Ci vediamo al prossimo video e non dimenticate di seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook. E ovviamente lasciateci un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Un bacio dalla Closerie Salotto Olfattivo.